Buongiorno a tutti, dopo ben 2 giorni sono qua a provare a parlarvi di Porto Juventus, una partita che mi lascia l'amarezza in bocca ancora adesso, che sono passati 2 giorni, e penso che non mi passerà tanto presto questa cosa. Ma prima di tutto vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui contenuti che andrò a pubblicare. Bene, detto questo, da dove inizio? Raga, da dove inizio? Vogliamo iniziare dalla preparazione di questa partita che per me è stata sbagliata? Possiamo iniziare da questo. Vogliamo iniziare dal fatto che abbiamo una squadra che non ci mette la grinta, non ci mette l'anima, non combatte per lo stemma che indossa? Vogliamo iniziare da questo? Iniziamo da questo. Vogliamo iniziare dal fatto che ci sono giocatori che peccano di strafottenza e invece io la Juve me la ricordo da sempre una squadra umile che rispetta l'avversario. Qua questi pensano di entrare così in campo, di palleggiargli in faccia e questi ti fanno un gol al primo minuto per un retropassaggio del cazzo, perché scusatemi, ma del cazzo in area di rigore di Bentancur che Dio mio io gli farei fare un mese di panchina. Un mese di panchina, raga. Ma non tanto per l'errore, perché sbagliare è umano, peccare è umano, non si può sempre vincere, che poi parliamone, perché questo risultato qua per me è come se fosse una vittoria, perché questo gol fatto da Chiesa per me pesa come se fossero 3 gol, perché finire 2-0 sarebbe stato un conto, finire 2-1, quando in casa ti basta vincere 1-0 per portarti a casa il risultato è tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Da che cosa partiamo? Possiamo partire ancora dal fatto che non lo so, raga, non lo so. Non lo so, non so. Non so che cosa dirvi, non so che cosa pensare. Era sicuramente la partita di questo inizio, seconda parte di stagione, più importante e l'abbiamo cileccata completamente. Completamente. Vogliamo parlare anche del rigore solare, perché qua, raga, anche gli episodi in una partita, cioè, non prendiamoci in giro, è vero, abbiamo giocato malissimo, è vero, abbiamo giocato malissimo, però se c'è un rigore va dato. Se c'è un rigore va dato, anche perché io vi ricordo Real Madrid-Juventus nel 2018, rigore al 94esimo, segnato da Cristiano Ronaldo, e noi siamo usciti ai quarti di Champions League per questa cosa. E adesso finire 2-1 o finire 2-2 sarebbe stato completamente un'altra cosa. Che poi ci va benissimo lo stesso. Io questo risultato lo bacio, raga, lo bacio perché è manna dal cielo. È manna dal cielo. Certo è che se entriamo in campo con la svogliatezza che siamo entrati, che ci abbiamo messo in questa partita qua di andata, usciamo. Usciamo. Usciamo perché è giusto così. Perché alla Juve rispetto di tutti, paura di nessuno, però l'avversario lo devi rispettare. Non puoi entrare in campo con la spavalderia e tanto è il Porto, tanto la portiamo a casa facile. No, perché questi che giocano a catenaccio, che si chiudono, al primo tuo errore te la buttano dentro, raga. Al primo errore questi l'hanno preparata così. L'hanno preparata giocando tutti chiusi nella loro area ripartendo. Oppure su che cosa? Cercando di affondarci sui nostri errori. E cosa hanno fatto? Così hanno fatto, perché 2 gol hanno fatto. 2 su 2 sono partiti da nostri errori plateali. Szczęsny sbaglia, De Ligt giustamente lo riprende, questo cosa fa? Gli si mette a ridere in faccia. Raga, ma non esiste, non esiste proprio, non esiste proprio. Non è l'atteggiamento che va, ancora più della tecnica e l'attacco, perché poi ci sarebbe da discutere pure su quello, ma io su quello lascio fare a chi ha più competenza. Ma raga, ma siamo entrati in campo con un atteggiamento di superiorità, di non voglia, pauroso, pauroso. E questo è il risultato, questo è il risultato. Abbiamo 90 minuti, in 90 minuti ancora tutto è possibile. Secondo me passiamo noi, perché se non passiamo contro il Porto, ragazzi, la Lega Pro ci meritiamo, è la Lega Pro, la Lega Pro.
perché questa squadra attualmente è così. E poi mi sembro anche incoerente io, perché è talmente scostante che in un post partita dico: no, siamo una squadra da Lega Pro. In un'altra dico: però questa è la Juve che voglio. Raga, mi fate passare per incoerente. Cioè, ma non puoi avere un atteggiamento diverso con una Juve scostante così. Cioè, questo qua è il proseguo dei 45 minuti del primo tempo del Napoli. Uguale, abbiamo fatto una partita del cazzo, scusatemi il termine, identica, precisa, spiaccicata. Uguale. Tanto loro cosa gliene frega, no? I milioni che passino o non passino li portano a casa lo stesso. Siamo noi che ci logoriamo il fegato. Che poi, un'altra cosa, adesso contro il Crotone in campionato. Con chi giochiamo in centrocampo? Con chi? Vado io? Forse è meglio di no. Forse allora è meglio giocare senza centrocampo piuttosto che vado io. Però, cioè, perché molti dicono: ma la Juve ha la rosa lunga. Io sta rosa lunga, ragazzi, la devo ancora vedere, perché sì, è vero. Siamo sfortunati perché tutti gli infortuni possibili ed immaginabili li stiamo avendo noi. È vero, ragazzi, è vero. Però che mercato è stato fatto? Perché noi adesso diamo colpa all'allenatore, diamo colpa ai giocatori, perché ovviamente è la facciata, no? È quello che si vede. Però dietro che cosa c'è? Ci sono le mancanze di mercati questi anni, da quando è andato via Marotta, che non sono stati fatti, o se sono stati fatti, sono stati fatti male. E queste adesso sono le conseguenze. Detto questo, ci vediamo nel post partita contro il Crotone. Sperando che Dio ce la mandi buona, perché ora con questa Juve qua solo pregare si può. Sono amareggiatissima. L'unica cosa di cui sono certa è che tiferò da adesso fino alla morte. L'ho sempre tifata Juve, fino a che mai. Ma ragazzi, mi fate logorare il fegato, fatemelo dire, mi fate logorare il fegato. Ciao, ci vediamo. Ciao.